con noi o vai? Siamo radunati come figli di Dio, stringendoci in preghiera intorno al Signore e offrendo il suo sacrificio redentore in suffragio del nostro fratello Don Fedele. Noi lo ricordiamo come un sacerdote che ha vissuto con semplicità il suo ministero, sempre con il sorriso sulle labbra, offrendo dolcezza e attenzione alle persone che incontrava. Ha voluto bene a tutti e con tutto se stesso. È stato in parole e in opere un testimone credibile della risurrezione di Cristo, una guida sicura nell'indicare itinerari per fare Pasqua, trasformando così l'afflizione in gioia. Si sa che la risposta alle domande che possono scuotere la comunità cristiana sta sempre nel rafforzare l'unità. In Don Fedele ho avvertito un fine senso della comunione e una sincera passione per la Chiesa, che ha servito con generosità e con stile essenziale, semplice, sobrio, ma efficace. Un ministero il suo mai reclamizzato. Non vi ho visto comparire nemmeno una volta l'ostentazione. Eppure avrebbe avuto diversi motivi per vantare titoli di merito. Ne ho visto la pretesa, segno questo della gratuità della sua dedizione e di una umiltà convinta. Dunque un'affabile discrezione, certamente lodevole, ma che conoscendolo appare perfettamente calzante alla sua personalità e alle sue grandi qualità, perché secondo un proverbio antico tutti i grandi fiumi scorrono senza far rumore. La sua buona fama è stata guadagnata sul campo attraverso una sistematica e fruttuosa laboriosità sino alla fine dei suoi giorni. E l'assemblea cordiale di questa sera ne è una convincente attestazione. Non posso non sottolineare inoltre che l'impegno di Don Fedele per la Chiesa Comunione si è manifestato nella prontezza a costruire la piena unità con il Vescovo. In lui ho trovato un alleato sicuro, un fratello affidabile e premuroso. L'ho conosciuto pochi mesi dopo la mia ordinazione sacerdotale, 45 anni fa. Andai a casa sua, accompagnato da un amico comune
e rimasi affascinato dal suo stile sacerdotale. Allora Don Fedele era un prete quarantenne, entusiasta, amabile, dinamico. Manifestava una grande passione pastorale, soprattutto per gli ammalati. Non ho mai dimenticato quell'incontro con Don Fedele. E negli anni, sia pure da lontano, gli ho voluto sempre bene. Lo spirito di povertà, la fame di Dio, la serenità nelle prove, la fermezza mite davanti alle incomprensioni sono luci evangeliche che nell'esistenza di Don Fedele compaiono non ad intermittenza, ma brillano con un chiarore costante. Avendo avuto da Dio un cuore largo, spazioso, aperto a tutti, disponibile per chiunque andava da Lui per chiedere aiuto, sostegno, speranza, la sua gioia serena sorgiva, la sua letizia innata e comunicativa, la sua mitezza, la sua carità silenziosa e operosa per tanti poveri, anche per le missioni. Riversava consolazione e speranza in tante esistenze affrante, colpite dalla sofferenza. In particolare in lui ho visto una sapienza carica di saggezza, saldata alla collaudata capacità di accompagnare con affettuosa determinazione il prossimo nella via della verità e del bene. Atteggiamenti che lo hanno reso compagno di viaggio, sicuro e di alto profilo nell'accompagnare prima tanti studenti, giovani e poi tanti fedeli anche nei 16 anni di parroco della Chiesa Madre di Galatina. Nell'azione sacerdotale in questi ultimi anni ha curato con esemplare sollecitudine l'adorazione eucaristica, il ministero del confessionale e del consiglio con la nitida profondità di chi punta all'essenziale. La sua gioia non aveva però un'origine solo umana, veniva dall'alto. Aveva il sapore delle beatitudini evangeliche che custodiva fedelmente nel segreto del suo cuore. Noi siamo qui per accogliere il suo messaggio, per non disperdere lungo la via la speranza e la forza che egli ci ha trasmesso. Ci ha aperto lo sguardo ai cieli nuovi e alla terra nuova, dove egli è entrato, ma ci ha indicato la strada per giungervi, quella che egli ha percorso, la strada delle beatitudini evangeliche. Beati poveri, beati miti, beati puri di cuore. Là ci attende dove è giunto, qui ci sospinge dove egli è passato. Tocca a noi serbarne la memoria e seguirne le orme nella fede santa, nella generosa operosità, nell'amore discreto e silenzioso, nel servizio fedele che ha segnato una costante della sua vita. Permettetemi di concludere queste brevi considerazioni che esprimono solo in parte il flusso di pensieri e di sentimenti che mi scaturiscono dal cuore. Concludo citando una pagina che ho letto tanto tempo fa e che proprio il distacco da noi da parte di Don Fedele mi ha richiamato ancora una volta la memoria. Ci sono persone stelle e persone meteore. Le meteore passano e sono appena ricordate. Le stelle invece rimangono. Ci sono molte persone meteore nella nostra vita. Entrano per un istante appena. Non sanno donare amicizia, passano senza illuminare, senza riscaldare il cuore, senza segnare una presenza. L'importante allora è diventare stelle per regalare amicizia e radiare luce, vita, calore, amore gratuito e generoso, speranza. Nel nostro mondo ecclesiale, nella nostra diocesi,
di Otranto ad un fedele Stato e rimane una stella brillante, anzi una stella cometa, perché sono certo che continuerà ad aiutarci a camminare verso Cristo nostra speranza. Ora affidiamo a Dio compassionevole e misericordioso il carissimo Don Fedele, gli apra le porte del suo regno di luce e di amore, lo ricolmi della sua grazia, portando a compimento quanto gli ha cercato di cogliere nelle anime affidate al suo ministero. Carissimo Don Fedele, continua ad essere luce a noi che ti vogliamo bene, ai tuoi familiari a cui sei legato da profondo affetto, ai tuoi confratelli presbiteri ai quali ti uniscono vincoli di mistica fraternità. E continua a pregare per la nostra Chiesa di Otranto. In particolare permettimi di affidarti un'intenzione che siamo certi prenderai a cuore con la dedizione e la premura di sempre. Prega per le vocazioni sacerdotali. Umilmente, se ancora possiamo usare, è la nostra più affettuosa consegna. E noi ti affidiamo alla Vergine Maria, Madonna della Fiducia, che sin dagli anni del seminario romano hai venerato con tenero amore di figlio e che oggi ti accompagna a contemplare il volto misericordioso e glorioso di Dio e riposare nella sua pace. Amen. Vivere nell'amore. Approfittiamo per rivolgere vivissime condoglianze ai familiari di Don Fedele che l'hanno custodito fino alla fine con tanta attenzione, premura, cura e amore, e alle tante persone che gli sono state vicine. Consentitemi un fraterno saluto a tutti i sacerdoti presenti, alcuni non sono della nostra diocesi, ma sono legati fraternamente a Don Fedele. Davvero, è un punto di riferimento anche per il nostro cammino sacerdotale, cammino di santità. Salutato Gesù Cristo.
Thank you.